Ciao ragazzi, un saluto dal Taffone, benvenuti in questo undicesimo episodio di Warhammer Total War con la fazione con i nani. Sempre con noi, purtroppo, visto che lo stiamo registrando nello stesso giorno, c'è colui che ha le ancelle elfiche al suo servizio, anche se non ha le orecchie a punta. Ma le ancelle sì. E vabbè. Comunque, dove eravamo rimasti? A questo bellissimo esercito, che potete vedere. Praticamente sono orchi ragazzi semplici. Ok, li manderemo in rotta velocemente. Sotto la cosa un po' più complicata, più che altro mi preoccupano i troll e gli orchi selvaggi, però direi di andare. Siccome non possiamo salvare, la combattiamo e vediamo cosa viene fuori. Vabbè, ma sei in attacco sul minion, quindi attacchi soltanto l'esercito principale. E se lo Sì. sbaragli sparisce anche la WOG. Devo sbaragliarlo bene, però. Ti ci vorranno un paio d'attacchi. Perché avendo voi le gambine corte. Brutta mappa. In realtà no, Nella perché se io montagna mi in tiro. mezzo In realtà no, devi perché se io tirare mi tutto tiro. indietro. Se mi tiro Però indietro. attacchi te, Ale, eh. Vabbè, ma tanto io ho le catapulte girocotteri, li attacco, l'IA è stupida, viene ad attaccarmi. E il Ma problema è questo giro la risolto. controllo io. Se ti piacerebbe. Sì, mi piacerebbe. Tu mi fai come l'ultima volta che abbiamo giocato io contro di te per provare che mi hai messo gli orchi in fila davanti ai draghi di ferro. Sì, uno dietro l'altro. Allora, potrei mettermi anche in un angolino, tipo qua. E aspettare che mi arrivino contro. C'è quella collinetta dietro dove piazzare la scaglia. E ora capite perché ci sono ancora, perché la saggia guida da Hoth Eluren serve per guidare questi nanetti che altrimenti si sentirebbero un po' persi. Il cazzotto in testa lo vuoi adesso o lo vuoi dopo? Vero o virtuale? Vero, te lo mando per telegramma. Allora subito. Anche troppo arco. Ok, così mi piace di più. Grombettino lo mettiamo qua. La scaglia la mettiamo qua. I girocotteri li mettiamo qui. Direi che partiamo. Forza orchi. Nel frattempo vado un attimo off topic. Se vi ricordate il video 1 di presentazione della campagna che avete dovuto fare in modo diverso perché gli era saltato il video, dove parlavamo un po' delle differenze anche date dalla Steel Page, Se non l'avete visto, andatelo a vedervelo. la fazione dell'impero è vero, Ale, che comincia con due grandi spade. Però mantenere all'inizio le due grandi spade, ti dico che fai un po' di difficoltà in più. Ho provato un po' di turni, sono riuscito a riunificare tutta la provincia, che a differenza della partita nostra in Coop, grazie alla mod di Crimson, l'impero partiva già con tre regioni su quattro della provincia. Devo dire che anche diciamo da subito il secondo esercito è difficile. Al momento non ce l'ho, ho soltanto un Lord Mago come secondo esercito, ma l'Incom non mi permette di fare molto altro. Io ti dico, ho preso tutte e quattro le regioni con un solo esercito. Proprio mi sono Sì, anch'io. Io ho lanciato in cominciato a maniera cattiva. fare il secondo esercito, però vorrei ricominciarla da capo anche per vedere se smantello le grandi spade che tanto all'inizio si trovi ad affrontare. Vero, fanno la differenza, però se devo rinunciare a avere un secondo esercito, non quanto mi convenga, e Allora, intanto sul fare due fianco ponti. sinistro sono impattati. Sì, hai un problema a destra perché c'è quel goblin che ti sta massacrando con le frecce.
Ma in realtà non fanno tanto danno sui nani, perché sono molto pompati a livello di armatura. Devo cambiare invece. Sì, diciamo che i darceri dei pelle verde avrebbero bisogno di ancora di un'altra sistematina. Bellissimo, il Lord Ignore avrà ombri e va su draghi di ferro. Però vi ha intercettato malamente lo stesso. Non ci è arrivato su draghi di ferro. Sì, si è arrivato ma va in fuga. Eh sì, è appena riuscito a dargli una bottarella di terra. Vediamo la carica degli orti, ragazzi. Secondo me dobbiamo migliorare ancora di più l'intelligenza della IA nelle battaglie, visto che possiamo anche determinare il livello di difficoltà delle battaglie. Sarebbe simpatica. Insegui. Dove vai con i virotteri? Torna il Lord avversario a fare una comparsata. Adesso ho il tacchino che si sta buttando dentro praticamente a... col forno con le patate. Ci manca un pelo, veramente. Eccolo l'aggiramento. Non riesce ad intercettarli, probabilmente siete più lento. No, intercettati. L'hai fatto. Torna indietro qualche altra unità e questo per te è sommato un bene. E più unità tornano indietro più ne faccio fuori. Esatto. Quantomeno gli fai ancora più danni. L'unica cosa forse ti converrebbe utilizzare scaglia e balestrieri sui loro tiratori più di quello che stai facendo adesso. No, ma sono già concentrati i tiratori, quello è il brutto. Ah? Sì, non ho... Ok. Allora, al momento molto più non puoi fare. Ma ritornano all'assalto i nostri eroi. Cazzo. È sta cosa che li disingaggiano, proprio non riesco a capirla. Sì, andrebbe un attimo a modificarti. È vero che l'unità va in rotta, ma sarebbe auspicabile che i tuoi continuassero ad attaccarli anche se vanno in rotta, salvo che tu non dia un ordine diverso. Quindi sarebbe meglio usare quei girocotteri adesso su quella cavalleria che hai alle spalle per dargli un po' di colpi. No, ma in realtà è vinta, per cui... Sì, però Ale... Ah, più che altro, la cosa mi sa sulle balle è che io sono in attacco contro di loro, gli dico attaccateli, loro li attaccano, poi appena quegli altri se ne vanno smettono di attaccarli. Sì, ed è questo uno dei motivi per cui non gioco a leggendaria, perché io ho bisogno in certi frangenti della pausa. Uno di questi momenti è questo, perché nel momento in cui loro cominciano ad andare in rotta devi reimpostare i comandi. Aspetta che ci mettiamo in prima visione per il prossimo lancio di goblin, se avverrà o se non si spostano, vediamo. Eccoli, la crudeltà dei nani legano prigionieri alle pietre, ma ci sta. Dai. Beh, vittoria decisiva, vediamo le perdite come sono andate. 77 contro 1088. Poi mi chiedono, ma Tarf, perché giochi solo nani? Perché è vero che ci mettono una vita a conquistare il mondo, ma è anche vero che ora che li cazzi giù ci metti una vita. Scusate se sentite un po' di casino, ma devo... Ma tutte le volte che venite dalle parti di Adelloren, me ne andate via.
impacchettati bene bene. Comunque, a parte il Lord, non sei riuscito a eliminarti nessun'altra unità completamente. No, però lo inseguo. Sì, fare vedere. Cioè, 77 perdite contro Gli 1088. hai dimezzati quasi. Comunque, i balestrieri hanno fatto molto, la scaglia rancori, vabbè, quella è Dio in terra, perché 219 kill solo lei. Sì, Draghi di bene anche Draghi di ferro. Ferro. Poi tanto i nani guerrieri mi servono da far da tappo, poi sposto i draghi di ferro sui fianchi. Sì, ma i nani guerriero da tappo sono una bella unità, di base. 1190 monetine ce le facciamo, direi. Grombi mi fa il livello 18, cazzo, nessun oggetto magico, peccato. Io rimango della mia idea che come fanteria di base, proprio di base, i nani guerriero sono i più forti del gioco. Allora, abbiamo preso Hanno la pecca della velocità, però. maestri di battaglia, disciplina più 12 tutti gli eserciti e 30 di Gromril. Bottaio, talismano di protezione. Ah, vedi che qualcosa l'abbiamo presa, poi non me l'aveva fatto vedere prima. Grombi è salito di livello. E gli diamo, gli diamo, gli diamo. Comincia a produrre Gromril. Non hai dato ancora nessun punto. Ma sinceramente vorrei renderlo un po' più. Vedi un punto lì e un punto di là. No, no, ma non. Gromly non mi deve produrre. Che giro di merda fa? Toh! Guarda! Questa la facciamo in auto, Max? Guarda la barra! Sto Max? pensando. Sì. 3, 2, Avrai qualche 1. perdita in più, eh. 106 Almeno li sbaragli perdite sotto contro l'esercito. 1207. Sì, ma almeno li hai sbaragliato sotto l'esercito. E in teoria se ne dovrebbe andare anche la WAG. E vediamo perché c'è anche un altro esercito. Quindi bisogna vedere. No, Sì, se n'è andato. la WAG se n'è andata. E ho ottenuto due tratti molto molto belli, devo dire. Non li ho visti bene. Allora, uno. Aspetta, tratti acquisiti, attacco efficace, praticamente ho portato al massimo Sì, la vedo. l'attacco, e l'altro è coraggio, bonus carica più 4, disciplina più 5. Scusate, intanto mi rifaccio il vaccino. Lo sapete, nelle terre nani che c'è un po' di Allora, qua tensione c'è il clan all'emorragia. Angrud che rompe i coglioni agli orchi, per cui in teoria gli orchi non dovrebbero venire a rompermi le balle. Questo lo sposto qua, che tanto sono dentro la mia provincia, per cui si refullano. Qua Fai non. uscire un attimo il secondo esercito dalla città, proprio un minimino per vedere il tuo income a quanto andrebbe. Master of Runecraft. Meno 205, Ancora. È 251. ancora in Setting off. positivo. Yes. Vorresti pensarci, Ale. Questo esercito qui che cos'è? No, Lì vicino alle folle di Varenka. stavo pensando cava di estrazione del ferro e questa mi deve fare soldi. Ah, Makazungor. Forse appunto più 6. Tanto mi ci mette 2 turni per farlo. Anche la birreria ti metterebbe 2 turni E per in due farlo. turni mi viene fuori la rivolta. Per cui. E a questo punto comunque ti meriterebbe, se non viene fuori da sola, farla fare te, mettendoti a saccheggiare la tua regione. Aspetta, Ma quell'esercito che c'hai su alle colline di Varenka, come è messo quell'avversario?
Sono 7 unità. 7 unità. Il tuo esercito a carazzo quanti ne hai? 10. E le guarnigioni di Collina di Varenka e baracche da Vazbard come sono? Colline di Varenka sono 6. 6 barak da Vazbak sono 5. E attacca me. Non è un po' piccolo come esercito? È un esercito che comincia a fargli esperienza e comincia a ingrandirti per fare via via più soldi. Ora c'è un income di 251, eh. Porca troia! Guarda qui. Sì, però Ale, loro non hanno attori, vero? È il Lord, è Gnasha che è di ottavo livello, e quello devi stare attento. È un lancio di centesimi. E i cavalcacinghiali sono un'unità leggendaria, ma sono cavalcalupi. Orchi ragazzi. Cavalcalupi, scusa, ma sono orchi ragazzi, se non ti porto male. C'ha solo lo sguardo tazzino che può rompermi le balle. Quindi un balestriere e due nani guerriero contro quei cavalcalupi. Bravo. Un balestriere contro il Lord. L'unico aspetto è che te, come Lord di questo esercito, hai un forgiarone. Però mi pompa quelli della prima linea, perché c'ha già la runa da... C'ha sia la runa sia il potenziamento base. Guarda, ti metti su quella montagna a destra. Da lì. Qua? Da come si sta vedendo o sulla... Però ho paura che qua questo sia il cucuzzolo. Da come meglio del cucuzzolo. Sì, ma dovrei dall'alto del cucuzzolo. Dovrei mettermi proprio sul bordo qua e poi risistemare. E avanzi un pochino. Sì, sì. E la situazione come la pensiamo da qui, Ale, saresti in un punto perfetto. Guarda, un pollice e vediamo. Il pollicino della neve. E poi, ragazzi, oggi si va al lavoro per l'ultimo giorno dell'anno. E l'anno nuovo come si comincia? Lavorando. Giustamente, porca, devi produrre. E sì, te li metti molto ordinati tutti a destra, le avanzi un pochino, sei sulla cima del cucuzzolo e sei in una posizione ideale. Parti. No, mettili proprio stretti, ora tanto poi li dovrai rinquadrare. Meno strada ti fanno. Tu dici di portarli avanti e sistemarli giù qua sotto? Dopo. Qua esatto. Così? Ti fanno meno strada, mettili raggruppati, anche i balestieri sopra i nani guerrieri per fare meno strada. Ok, all'ordine, ricordatelo, bene. Tanto te li ordini una volta che sei in posizione. Fai anche quel masso lì che ti può fare da frangifutti come per appoggio di un fianco. Sono i cavalcalupi che arrivano molto veloci. No, si sono fermati. Sono fermati. E questi qua, i balestrieri sulla sinistra, li tengo solo per i cavalcalupi. Credo che ti abbia lanciato qualcosa di magia contro i nani guerrieri. No, è... Attenzione, arrivano, comincio a muoverli, intercettali, dagli supporto con un balestiere. No, c'è già il balestiere che li va contro, tranquillo. Poi usa un balestiere contro il Lord nemico, per sfiancarlo. Dagli addosso, perché poi ti arrivano due fanterie sempre da questa parte. Occhio, perché ci sta che soltanto un nano guerriero non ce la faccio, perché sono unità leggendaria. Intercetta con quel nano guerriero a sinistra le fanterie, sennò ti prendono da dietro quei nani guerriero che hai contro le cavallerie.
Occhio che ho un'unità di fanteria a destra, ti aggira. Buono, 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 buono. Continua a fargli il giro. No, 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 era perfetto. Mi continuava a fare il giro dietro al mazzo, ti prendevi da dietro. Usa quel balestriere per aiutare contro la cavalleria, perché i tuoi nani guerrieri da solo non ce la fanno. Cazzo ne so, si sono spostati per i cavoli loro. Porta a sinistra. Disingaggia un nano guerriero che hai al centro, Ale. Tanto sono in due contro un'unità che sta crollando. Ovviamente quel balestriere reale si era spostato perché hai la modalità... No, gliel'ho messa io su adesso contro il Lord. Sì, giustamente. Quel nano guerriero che stai spostando, Ale, portalo dove c'è la cavalleria, perché c'è soltanto un nano guerriero che sono in difficoltà. Non mi dà che la vittoria è vicina, comunque. Sì, sì, però... fuori le cavallerie con i balestieri. Volevo farli fuori i balestieri sulle... Il Lord è già bello indebolito, Ale. Se riesce a fare fuori l'unità leggendaria, tanta roba. Al limite il Lord lo fai fuori nel secondo spawn, essendo già così basso. Resistono, eh? Minchia se tengono botta. Sono anche orchi ragazzi, cioè non è che siano sto granché di cose. No, ma stanno combattendo meglio del solito, però adesso sei riuscito praticamente ad annichilirgli la cavalleria, quindi tra pochino potrai usare i balestieri a portare l'unità di fanteria che hai a sinistra. E tanto la situazione ha... al centro c'hai quel nano guerriero che sta soffrendo, ma è comunque messo meglio di quegli orchi. No, ma gli orchi sono andati in rotta, cioè al centro stanno andando in rotta. Cavalleria, cavalleria andata, non torna più. Usa il forgerune, cosa fai da tardi? Vai, quel nano guerriero al centro, prendi alle spalle gli altri. Hai un balestiere in movimento, Ale, a destra. Sì, 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 perché lo sto portando qua. Ah, ok. Ed è arrivato. Come ha iniziato a tirare, sta no,
È un esercito di Death, battesimo del fuoco. Io ho un motivo per cui non prendo il forgiarone come Lord, che appunto, soprattutto all'inizio, quando hai a che fare contro un Lord avversario, non avere Mighty. Lord è un forgiarone, io preferisco forgiarone a averti come gli eroi, come Lord. La battaglia in carico l'hai fatta? No. Però la potresti fare, Ale. Perché almeno ti dà un forgiarone. Non prendi, riesci a prendere questi qui. Storia pirrica, vabbè, ci sta. Gli orchi hanno fatto molti più danni della cavalleria, eh. Sì, perché la cavalleria si è riuscita a impattarla bene su. E poi visto loro ha usato molto sui fianchi. Ora lo devo rincorrere. Però è loro, è stato palesemente inutile. Sì. Non ha lanciato, ha lanciato pochissime magie. Non so, magari aveva problemi con i venti della magia. Può essere. Fino a che ora lavori? Dalle 4 in teoria fino alle 9 e mezza. 10 al massimo. Dipende. Poi tornate a casa, state a casa, aspetta la mezzanotte? No, no, andiamo a mangiare fuori. Ah. Pietra dell'alba. Resistenza fisica 9%. Dai. Tanto non no, no, ci arrivo. Appena mi carica. No, non ci arrivo. Vai in modalità forzata, in marcia forzata, torna nella tua Aspetta. Provincia per rifondare. Allora, questo... Armatura di base, niente, oggetto incantato. No. No. Resistenza alle armi da tiro, mi va bene. Sposa nana. Bottaio. E vediamo se... No, non posso fare la modalità in marcia. Vedo. Getting out of here. Ce ne andiamo su e speriamo in bene. Questo l'abbiamo mosso. Ok, sì. Questo è in costruzione. Ok. Aspetta, però questo non ha armatura, giusto? No, non ha armatura. Hai qualcosa da dargli forse? L'armatura, cioè una sola? No, no. Questa, facciamo il mantello del ranger. Che non è il massimo, però da un po' e un po'. Ok. Tra un turno gli arrivano. Passiamo il turno.
e vediamo cosa succede. Anche perché il clan Angrud potrebbe andare a rompergli le balle. E pelle verde. Anche se è finito il turno, chiudiamo il video. Clan Rictus. Bello che alcuni sono rimasti in italiano, altri li hanno proprio cambiati. Completamente. Comunque sono molto belle le insegne dei tonchi. Eccola lì. Vabbè, lo sapevamo, Max. Però, in teoria, adesso correggimi, il clan Angrud è in guerra contro i cretini Amuti, contro il Crooked Moon Wag. Perché sì, loro devono prendere la città. Perché loro i Crooked, sì, con loro sono in guerra. Per cui i Crooked potrebbero in questo momento muoversi verso sud e andare a riconquistare gli insediamenti che ha conquistato il clan Angrud. Basta con i tuoi piani folli. Per cui il clan Angrud potrebbe mollare l'insediamento che ha appena conquistato, tornare giù a sud e io mi prendo tutta la provincia di Barakvar. Le sue follie. L'alleanza difensiva. Mi sembri il grande dittatore. Vero? Red Fang Tribe. Cosa fa? Si è mosso in modalità sotterranea. Guarda tutti i tuoi piani che facevi su Barakvar. Mi ricorda tutti i piani che facevi su Barakvar nella partita di top in Peronale. Porca troia, quel cazzo di Barakvar che non voleva darmi la confederazione. Guarda, 300 punti, 400 punti, non volevano mollarmi la confederazione. Ma erano troppo forti, li avevi mantellato tutte le minacce che aveva. Recluta seguente eroe, forgia runa, ribellione imminente, solo il meglio. Costi di reclutamento più 25% tutti gli eserciti della fazione. Bonus grado più 2 per tutte le unità, tutti gli eserciti della fazione. La WOG, ok, un'altra WOG, solo WOG praticamente. Allora, Rupe Nera si difende egregiamente. Ma devi portare l'occhio vicino a Rupe Nera per schiacciare su la ribellione. No, aspetta, posso muovermi anche in modello. Non lo porto dentro, ma lo metto qua davanti. Ma com'è l'ordine pubblico? Mutato, vero? Meno 7. Sì, ok. Questi vanno dentro a Karazza Karak. E mi costa e di più cruti niente. Potrei prendere una scaglia rancori, Max. Una hai scaglia... da pompare un po' di edifici di economia? Fare qualcosa? Non ho soldi per pompare. Qua niente. E qua niente. Mi ha appena fatto la cava di estrazione del ferro, però. Rivolta in corso, ok, va bene. Vediamo se posso commerciare col clan Angrud. No, non posso commerciare col clan Angrud. Ok, vabbè, niente. Ragazzi, io vi saluto qua. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che la serie vi stia piacendo. Ovviamente suggerimenti, consigli o altro li accetto ben volentieri. Vi ricordo che questi episodi sono molto preregistrati, almeno fino a quando non potrò avere una linea telefonica fissa decente, per cui lo vedrete tra un bel po' di tempo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao!